Luciano Cotena, 50 edizioni, un appuntamento storico per una manifestazione che ogni volta si rinnova. Sì, sicuramente 50 edizioni, un'edizione mi auguro sia indimenticabile proprio per festeggiare al meglio questo traguardo e sicuramente mi auguro che possa essere non un punto di arrivo ma un punto di partenza, perché la Capri Napoli ha dimostrato nel corso di quasi 60 anni di storia di essere un momento e un appuntamento importante della città di Napoli che viene esportato nel mondo. Mi auguro che questo significato venga sempre più riconosciuto partendo dalla città e esportato nel mondo, perché sicuramente è un evento che già viene apprezzato un po' in tutto il mondo. Qui quest'anno praticamente ci saranno, come diciamo accade negli ultimi anni, tantissimi campioni, tutti che in gara per aggiudicarsi, oltre che la vettura d'etappa, anche il campionato del mondo assoluto, un po' come accadeva in passato, addirittura in passato era su gara unica, questa volta praticamente la Capri Napoli chiude il circuito mondiale, quindi tanti elementi e tanti comunque aspetti che fanno della Capri Napoli un evento unico della città, un momento da un evento praticamente da supportare e da non dimenticare. Barbara Brunelli, General Manager del Renaissance Naples Hotel Mediterraneo. La Capri Napoli alla sua 50esima edizione e un albergo che ormai è un punto di riferimento per la cultura e per le mostre in città decide di dedicare un'esposizione di cimeli e di foto che inaugurerà giovedì 3 settembre. Sì, noi 3 settembre siamo felici di ospitare le fotografie che ritraggono questo evento così importante. Abbiamo colto l'occasione del 50esimo anniversario perché cerchiamo di seguire sempre le tappe importanti della nostra città. L'Hotel Mediterraneo, come sempre, apre le sue porte ai turisti e agli avventori e si unisce alla cultura per mostrare quelli che sono veramente gli elementi fondamentali della cultura napoletana. E abbiamo colto questa occasione, ci siamo trovati benissimo ovviamente con l'organizzazione e ci fa piacere poter mostrare un pezzo della città. Mostra che sarà allestita fino al... Sarà allestita fino al 30 settembre, sempre ingresso gratuito, quindi chiunque voglia venire a vedere in qualunque momento della giornata è il benvenuto. L'albergo che si apre come sempre alla città e ai turisti, quindi ci saranno anche didascalie in doppia lingua, ricordiamolo perché comunque è importante. Assolutamente, perché non vogliamo solo far scoprire ai napoletani che forse non sempre sanno, ma anche agli stranieri di quanta cultura, ecco, marinara in questo caso, di sportiva c'è in questa città. Quindi doppia lingua per tutti e ovviamente il nostro personale a disposizione per spiegare un po' la storia.